proseguono senza sosta le verifiche di controlli alla struttura dello Stir di Battipaglia. Questo pomeriggio una pattuglia della Polizia Locale con il vice sindaco e l'assessore ai caschi bianchi Ugo Tozzi ed il consigliere Giuseppe Salvatore sono stati presenti ai controlli degli agenti che hanno riscontrato varie irregolarità e perdita di liquido da alcuni mezzi pesanti. Le verifiche proseguiranno con sanzioni amministrative e ritiro di punti sulla patente. Stanno continuando appunto i controlli, qui la nostra presenza, e purtroppo la percentuale è abbastanza alta. Abbiamo sui camion controllati per quanto riguarda appunto le assicurazioni, ma anche quello che trasportano e come lo trasportano, delle sanzioni sul 30-40% del controllato. Quindi diciamo che sono sanzioni in percentuale abbastanza elevata, soprattutto per quanto riguarda la perdita di sostanza dal carico, ed è questo appunto quello che noi andiamo a segnalare. Infatti vedevo prima che con la telecamera voi avete ripreso qualche camion appunto che perdeva sostanze. Questo è il controllo che noi pretendiamo e che facciamo sul nostro territorio. Questo è quello che vuole questa sindaca, questo è quello che vuole l'amministrazione di Battipaglia. E oltre alla sanzione amministrativa, purtroppo abbiamo anche la decurtazione dei punti sulla patente per gli autisti, che diciamo non c'entrano niente, ma tra parentesi, perché se si rendono conto che il camion non è a norma, non è stata fatta la manutenzione, dovrebbero essere i primi a non partire, però mi rendo conto che sono dipendenti, quindi pagheranno di tasca loro con i punti della patente, mentre i comuni che non rispettano appunto il codice, perché si tratta di una violazione del codice della strada, saranno sanzionati. Lo Stir ha qualche problema su una linea, probabilmente da tempo ci sono delle soluzioni. Il problema dello Stir è un problema di ecoambiente della provincia. Noi più che controllare, infatti non siamo stati autorizzati ad entrare per fare delle riprese, però sappiamo che ci sono dei controlli, anzi delle problematiche su una linea almeno, e quindi questo è il rallentamento che ci vede. Siamo più o meno alle 3:30-4 del pomeriggio ancora con una fila di camion che arrivano quasi sulla strada. È una problematica quella dei rifiuti che purtroppo ci attanaglia da tanti anni, e credo che questa sia la prima amministrazione non solo a fare dei controlli quotidiani, giorno e notte, ma soprattutto ad aprire alla partecipazione del pubblico, come è stata fatta nel Consiglio Comunale, come è stata fatta la conferenza dei capigruppi stamattina, così come è stata fatta una riunione con le varie associazioni lì a San Gregorio VII, a Sant'Anna, per rendere edotta la cittadinanza e soprattutto renderla partecipe e farla partecipare ai problemi che purtroppo abbiamo da tanti anni.